Buongiorno, buongiorno, coccodrilli, buon lunedì. Abbiamo fatto una bella corsa di 6 km per attivare la settimana. Sono scordato anche le chiavi. Ma ci siamo o no? Guardate che bella sudata stamattina che ho fatto. Ci stava tutta perché ieri si era mangiato la pizza, quindi al top. Collegamento speciale. Stanno dormendo, li lasciamo stare, oggi è super presto, è giusto anche farli riposare. Intanto salutiamo tutta la cristoteca di prima mattina, tutti svegli, incredibile. Guardate quanto sono svegli, belli, pimpanti, oh yeah. Rullo di tamburi, è lui o non è lui? Certo che è lui, lo schiso torna. Guarda quanto schisa bene oggi. Tac, e vai, caffettino. Si parte a mille lunedì mattina. No, vabbè, cioè sta pieno di figa, oh, ma guarda che lavoro, ma come la volete, mora, bionda, con un brocche lunghi. Fica tutto bene, fica, fica, fica tutto bene, fica tutto bene, fica, fica, fica tutto. Ma com'è stamattina? Dalle 6, va via, dalle 6 di stamattina. Che? Cazzo. Che rompo il cazzo. Vai via. Sto andà. Ciao. Raga, bisogna essere attivi, carichi la mattina. Forza! Comunque chiamatemi matto, chiamatemi come volete, ma io prima di partire, quando parto presto, un occhietto glielo do sempre ai miei nonni. Che belli. Comunque mi dà anche la forza, no? Per affrontare le giornate. 60 anni d'amore. Cioè, sono tutte cose belle, pensieri positivi che ti danno una forza incredibile. Dio buono, c'è la figa. Madonna, fammi scappare. Le mattine cominciano a essere dure, che proprio sta pieno di figa, tu devi scappare via, destro, sinistro, e vai. Meno male, so la macchina, oh. Fortuna sto di qui dentro. Oh, sono salvo. Ma perché? Entra all'improvviso! Ma non sei contento se sono rientrato? Sì, sì, ma è da qua piano e non è da una. Oh no! Quanto sei bello! Ora quando... Oh, da pizzica, eh! Test della mano. Madonna! Com'è? È gelata! Allora va bene. Attenzione, perché nonna Maria cosa sta facendo? I ceci! O no? Che fan fa i ceci? Le scolegge! Che? Basta! Le scolegge! Che? Ma voglio a fanculo! Levatele la mano! Che presi? No! Ah! Ma ti trema il braccio! La figa! Ma te l'è! Ah! Che sto sotto! C'è la cosa che è che mi fa? Ti tremava tutto! Sì! L'uccello mi trema! Ma me la pista! Ma che parole! Questa è bellissima! Ma tutte le volte spesso si muore di fame! No, facevi prima a mettere i ceci dentro il pane invece che il pane. Io ma poi cazzo mie! E mi pare! Ma che arzugata doppia rimisticata! Oh no, guarda il grande fratello! Stop! Ma guarda! Anche io sera sono andato a dormire! Sto qui a guardare! Comunque, coccodrilli, attenzione, perché questi due signori, uno e uno due, domenica fanno 61 anni di matrimonio. È uno, fatto un affare, tu chi l'ha fatto l'affare? Sarò coraggioso. Ah, senti quale? Hai fatto la croce rossa. C'è avuto?
coraggio come quel del leone a sta combattere 61 anni. È vero. Io non lo so, la bilancia pende, però la bellezza di una coppia che arriva a 61 anni di matrimonio è pazzesca. Cioè, un esempio per tutti. Adesso, al di là dei scherzi di tutto quanto, queste due persone insegnano tanto e ci danno tanto, soprattutto a me e di riflesso anche a voi quando facciamo le storie e tutto quanto. Però dopo 2 o 3 anni ve lasciate tutto. È vero, ve lasciate tutto. È certo. Qual è il problema? Oh no! Oh no! Oh, traffico! Fammi vedere Amedeo! Oh no, Amedeo! Ah, non te dico io, che vuoi vedere Amedeo? Amedeo, no! Ah. Oh no! Vaffanculo! Che la fa? Ma da me 10 euro un tuo telefono, e dammi il telefono. Terzo. Per me è normale. Dammi sto telefono. Fare una valutazione. Tu metti 10 euro? 10 euro un tuo telefono mio. Va bene così? Va bene così? No, ce l'ho messi 10 euro, no. Va bene? Basta che te ne viene da ridere, però. Te dico io, non ci mette niente, basta che te ne viene. Ti è piaciuto? No, guarda, 10 euro. Sì, ce ne vuoi mettere anche di più, eh? Vabbè. Metteci di più, se no. Ah! Lascialo fare! Mettecene di più. Ci hai messo 10 euro. Gli viene da ridere, guarda. Questa ti è piaciuta, mo te ce li metto, però ti è piaciuta, Eccoci qua pronti per andare a letto. Poi ieri non ho sottolineato una cosa ieri. Ma l'avete visto Andreone quando è arrivato a casa e mi ha portato 2 regali? Cioè, pazzesco, assurdo. Cioè, sono rimasto proprio a bocca aperta. Un grande, una persona fantastica, veramente. Voglio un bene dell'anima. Però il gesto e la sensibilità volevo rimarcare. Non è da tutti, ragazzi. Solo le persone veramente speciali, perché lui, visto le volte faccio le sorprese, si è sentito di farmi un regalo e mi ha dato le sue maglie. Secondo me è stato un gesto fantastico, che non mi c'ero soffermato perché ieri poi non ho fatto storie, però ecco, rimane qua nel mio cuore, quindi ve lo potevo dire in qualsiasi momento, in qualsiasi occasione. Ho scelto stasera perché mi sono ricordato, ecco. Detto ciò, non so se avete visto anche con nonno Fossino, siamo il gatto e la volpe alla fine, perché anche a lui piacciono i scherzi, mette a ridere col telefonino, è un po' questa la cosa, sì, dispetti, ma lo faccio per tenerlo attivo, ma lui è super attivo, quindi boh, sono tutte cose che delle volte fa riflettere, no? E è bello anche condividerlo con voi, che mi guardate tutti i giorni, che siete sempre tantissimi, ragazzi. Spero un giorno di potervi rispondere a tutti, di abbracciarvi tutti, dai. Noi siamo carichi, quindi sarà sempre più vicino questo giorno. Passiamo dal giorno alla notte. La notte, vi auguro una buona notte. Ci vediamo domani. Mi raccomando, sempre a riguardare le storie sull'unico canale YouTube che è Carletto Life, quello con la maglia che ho scritto Dormivo. Va bene? Notte, coccodrilli. Comunque mi sono dimenticato una cosa, oggi ho fatto il tampone negativo, quindi controllo sempre. E domani farò l'analisi del sangue, c'ho paura, non voglio non dormire. Domani mi vedrete in delle vesti, cioè da un fifone sono del lago. Chi è che c'ha paura anche come me del lago? Io c'ho una paura assurda. Chiamatemi scemo, ma è così, è una fobia notte.